Benvenuti a questa nuova puntata di Che Spettacolo, il format di Pop TV con il quale vi portiamo settimanalmente a teatro, facendovi vedere parte degli spettacoli e dando voce ai protagonisti. Questa settimana vi mostriamo lo spettacolo Cornuti e Contenti. Chi non ha uno scheletro nell'armadio? Della Compagnia degli Onesti con la regia di Silvano Picerna. Protagonisti di questa commedia sono due coppie amiche. La loro vita scorre piacevolmente con i loro tradimenti, finché non avviene uno dei più classici colpi di scena. La moglie di uno dei due torna a casa all'improvviso. Da quel momento in poi le coppie si troveranno al centro di un'intricatissima vicenda fatta di bugie e ricchi e divertenti colpi di scena. Ai nostri microfoni l'attore e regista Silvano Picerna. Questo spettacolo dal titolo, il titolo dà un po' il riassunto di quello che è la storia, cioè Cornuti e Contenti, perché tutte le coppie, tutte le vicende che girano intorno a questa storia, che si è svolta, mi raccomando, al Di Cagno, non so se qualcuno l'ha visto, però ripetiamo, Di Cagno, Teatro Di Cagno di Bari, e ho detto Di Cagno, ah sì, è una commedia degli equivoci, ma anche e soprattutto dei tradimenti. I tradimenti e quindi appunto le corna, però contenti perché poi sotto sotto un po' tutti sanno di tutto, un po' insomma le corna sono quelle solite in piazza, per cui come dire la si volta sempre tra luce e vini, per cui, vino, quindi per cui è una commedia che rispecchia poi quella che è la realtà, perché sì, può apparire una storia diciamo classica senza tempo, però nello stesso tempo attuale, attualissima, e si è svolta a Di Cagno, un teatro Di Cagno di Bari. La banda degli Onesti mette in campo insomma varie caratteristiche a seconda degli spettacoli, tipo questa commedia è una commedia basata sul ritmo, quindi non, diciamo, la trama è abbastanza esile, quindi si gioca molto sulle caratterizzazioni e sul ritmo, però il nostro modo di recitare è quello di cercare di portare il verismo in scena, cioè tutte le sfumature della realtà, della vita quotidiana, quindi fatta di un linguaggio, un italiano sporco con intercalari, inflessioni dialettali, anche modi di dire, ma anche, perché no, anche errori grammaticali, come appunto avviene nella realtà. Dunque, perché venire a vedere Cornuti e Contenti? Innanzitutto
Sì, avete le cose, cioè nel senso che se vi piace portare le cose, cioè, se le portate bene, no, vabbè, voi venite e poi capite perché dovete venire. Però mi raccomando, venite non con vostra moglie o vostro marito, ve lo consiglio. Poi se volete venire a vostro pericolo, però durante la commedia vostra moglie vi darà la gomitata, dice pure tu fai così, insomma non sarà tanto, voi venite, poi si pensa, al Di Cagno, al Teatro Di Cagno, è quello vicino Alcide De Gasperi, insomma via, il Di Cagno lo conoscono tutti.